Una Massese in grande emergenza, senza Liboni, Lorenzini e dell'amico squalificati e parenti infortunato, ottiene un ottimo punto in casa con la prima della classe Jolly Montemurlo, impattando per 1-1. Mister Tazzioli schierava dal primo minuto l'ultimo arrivato, il centrocampista centrale Daniele Franco, partenopeo, ex Primavera della Spezia. 4-2-3-1 con Chianese preferito a Granito che si accomoda in panchina, come i due giovanissimi della Juniores, Lucaccini e Taddeucci, classe 98. I tifosi contestano la squadra e lasciano la curva Alessandro Balloni desolatamente vuota. La Massese comincia meglio degli avversari e dal terzo, su angolo di Franco dalla destra, Rosaia manda alto di testa. Non si vedono i 17 punti di differenza in classifica e dopo una delle tante sgroppate di stampa sulla destra, al 14esimo, su servizio di Mannucci, il terzino labronico libera sul primo palo Chianese che cicca clamorosamente la palla ma mette in difficoltà Carlesi che infila nella sua porta. La partita la fa la Massese ma al 29esimo solita cappellata difensiva e su di una palla tranquilla non si capiscono Milianti e Barsottini. E Pinzauti ne approfitta mettendo in rete in scivolata. Al 37esimo viene annullato un gol a Molinari per fallo su Barsottini. Nella ripresa, al 14esimo, su angolo da destra di Franco Milianti colpisce di testa troppo centrale. Al 21esimo un tiro cross di Silipo da destra viene deviato da Barsottini. Due minuti dopo ci prova Rosaia dalla media distanza, ma Biagini è attento. Al 38esimo, in prota, subentrato a Molinari, si libera bene a destra ed incrocia mandando la sfera a sbattere contro il palo lontano. Al 44esimo si becca un giallo Falchini, era diffidato e quindi salterà la prossima gara di domenica a Ponsacco. Al 46esimo, nascosto dalle brume di un fumogeno, un tiro da sinistra viene deviato pericolosamente vicino alla sua porta da Milianti. Al 48esimo Barsottini salva il risultato respingendo un tocco da sottomisura in scivolata di Pinzauti su cross da destra. Una Massese rinfrancata dal buon pareggio con la capolista, domenica prossima viaggerà per Ponsacco.